Amici di Android Blog, dallo stand Asus del Mobile World Congress 2014, in compagnia di Asus Padfone Mini. Quello che vedete infatti è solo una delle due parti che compongono il prodotto di Asus. Parliamo di uno smartphone da 4 pollici, equipaggiato con un processore Atom e con la UI di Asus che abbiamo imparato a conoscere con gli Zenfone. E questo cellulare ha dimensioni veramente ridotte, perché parliamo di 124,42 x 61,44 x 6,3 mm di spessore. La fotocamera che equipaggia questo Asus, intanto vediamo come è fatto il posteriore con la griglia dell'altoparlante di sistema, è una 8 megapixel e una fotocamera frontale da 2 megapixel. Su questo lato troviamo l'entrata micro USB, sotto troviamo il connettore per il padphone e il microfono principale. Sul lato destro il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco. Sopra il jack delle cuffie. Ma più che parlare dello smartphone, andiamo a vedere l'accoppiata dei dispositivi. Il tablet, infatti, o la station, come si chiama in gergo, è un'unità da 7 pollici. Lo schermo si accende quando noi inseriamo il padphone cellulare. Come vedete è veramente veloce lo switch tra i due dispositivi. La station porta in dote, oltre che alla diagonale maggiore del display, anche una batteria da 2100 mAh. Quella dello smartphone da solo è di 1200 mAh, scusate. E il peso combinato, che poi è la cosa più importante dei due dispositivi, di 260 grammi, comunque molto leggeri in combinata. La dimensione totale del tablet è di 199,85 x 119,43 x 13,91 mm di spessore una volta abbinati i due dispositivi. E la risoluzione del display, come abbiamo detto, è una 7 pollici, del display 7 pollici con risoluzione 1280x800 pixel, quindi un HD. Comunque un display che sicuramente rende bene alla vista. Vediamo come il tutto, anche con la diagonale ampliata, si muova decisamente bene, spinto da questo Z2560 di Atom di Intel. Il padphone è disponibile in diversi colori, questo giallo che è decisamente esotico come colorazione, ma rende davvero bene alla vista, è simpatica. Comunque è disponibile, oltre a questo giallo, anche in nero, in bianco, in rosso e in blu. Potete vedere anche in questa teca tutte le cover posteriori dello smartphone, in quanto la cover, non abbiamo detto che è removibile, perché comunque la memoria è espandibile con gli 8 giga di memoria sono espandibili con micro SD, la RAM invece è da 1 GB. Vedete anche sempre nella teca le cover invece, che sono della parte tablet, cioè della station. La fotocamera è dotata anche in questo caso, la fotocamera da 8 megapixel, della funzione low light, che aumenta la luminosità in condizioni di scarsa luminosità, dotando quindi il tablet, una volta accoppiato, di una parte multimediale decisamente degna di nota. Andiamo a vedere le altre caratteristiche hardware del tablet, che non sono molte, perché abbiamo una capsula auricolare frontale e i tasti di accensione e spegnimento del dispositivo, il tasto del volume, la presa micro USB. Qua la grossa griglia dell'altoparlante di sistema per riprodurre i suoni durante l'accoppiata. Andiamo a vedere un attimino dalla UI se riusciamo a vedere la versione di Android che equipaggia questo padphone. Dobbiamo andare su le impostazioni, About, e la versione di Android, come tutti i dispositivi visti qui in stand Asus, è la 4.3 di Android. Quindi è un dispositivo che unisce i due diagonali e due prodotti in un unico utilizzo. Per questa veloce presentazione dal Mobile World Congress è tutto. Un saluto da Alessio per AndroidBlog.it.